Caro Lorenzo, caro Orso, questo passaggio della tua lettera ci ha particolarmente colpito. Potevi non scriverla, invece hai usato proprio questa parola, successo. Sarà che ci hanno insegnato fin da bambini che il successo è legato al denaro, alla merce e alla posizione che sapremo guadagnarci con il nostro sudore. Ma usando quelle precise lettere sei riuscito a scatenare il cortocircuito dentro ognuno di noi. Il successo ci hanno promesso fin dalla vita. Ce lo continuano a promettere ogni giorno, salvo poi dirci che la nostra vita è stata un fallimento, se non riusciamo a trovare un senso in un lavoro di merda, nella mancanza di prospettive e nella disoccupazione. Tu no, tu ci hai dimostrato con semplicità che il successo può essere anche una vita messa a disposizione della comunità e di una casa più giusta, perché solo così si cambia il mondo, hai scritto. E non lo hai solo detto, ho scritto in un posto, ma lo hai prima di tutto fatto. Sei partito dal tuo quartiere, i freni, per difendere un esperimento democratico tra i più avanzati del mondo, la Confederazione Democratica del Rojava, dalle armi dell'esercito turco e dall'ISIS. Il progetto fondato sulla giustizia sociale, sulla parità totale tra uomini e donne in tutte le etnie e religioni, e su una vera democrazia. Sei morto poco prima della vittoria sull'ISIS, come il partigiano Giorgi, come il cieco, come chi porta le proprie scelte fino in fondo. Caro Lorenzo, caro Orso, quello che ci ha lasciato è prima di tutto un esempio di umanità, di come si possa e si debba fare un buon uso delle nostre vite. Non vogliamo che il tuo esempio cada, per questo oggi il nostro cuore sarà a Firenze, alla Società di Mutuo Soccorso di Rifredi, insieme ad Annalisa, Alessandro e Chiara, la tua splendida famiglia, a Marta, la tua compagna, al gruppo, ai tuoi amici e alle tue amiche, ai compagni di Tico con i quali hai scelto di combattere, alla comunità curda e a tutti coloro che saranno presenti per commemorarti. Pensiamo che la raccolta fondi per la pubblicazione di un libro con le tue lettere, la dedica di Casa del Popolo, strade, spazi pubblici, il tuo nome, la memoria e il racconto vivo di quello per cui hai combattuto, siano tutte iniziative da raccogliere e sostenere. Crediamo in particolare che vada tenuta viva la solidarietà alla rivoluzione del Rojava e la campagna contro l'applicazione della sorveglianza speciale per coloro che, come te, hanno fatto la scelta di partire. E ora vengono perseguitati senza nessun capo d'accusa, se non quello di essere tornati e tornate vivi e vive. Siamo felici che proprio in questi giorni per Davide e Jeff sia stato escluso l'utilizzo della sorveglianza speciale. A Eddie, Paolo, Jacopo e Luisi, su cui ancora pende la spada di Damocle di questa assurda misura di controllo, ma tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà. Caro Renzo, caro Orso, oggi alcuni di noi non ci saranno di avere fede, non perché non vorremmo esserci, ma proprio perché ci siamo riconosciuti appieno nelle tue parole. Il nostro progetto, Potere al Popolo, che si avvicina oggi, che si avvia oggi alla sua sesta Assemblea Nazionale, nasce proprio come una sfida che tanti e tante singoli e singole partigiani e partigiane di diverse bande che quotidianamente resistono possono mettersi insieme, trasformare le singole voci che oggi si perdono e vengono assorbite in una tempesta che la rivela lo sforzo del nostro paese e di questo mondo. Come te, noi vogliamo essere quella goccia, quella tempesta per cambiare davvero le cose, per portare pace, libertà, uguaglianza sociale, un modo di vivere insieme, di cooperare fra noi e con l'ambiente in modo sano e felice. E di tutto questo le nostre vite hanno un dannato bisogno. E solo se lo faremo per tutto questo, potremmo dire che saranno stati un successo, proprio come tu ci hai insegnato. Caro Renzo, caro Orso, te lo promettiamo, saremo tempesta, compiatevi.